Nerd e ben trovato a un nuovo appuntamento con Videodrome, la rubrica che vi consiglia le uscite mensili home video che non dovreste proprio perdere. E vi assicuro che il mese di settembre è stato un mese ricco per tutti quanti gli appassionati e collezionisti di cofanetti e uscite in limited edition. Ma andiamo subito avanti e cominciamo con quelli che sono i film di questo mese. Parto immediatamente con Casa Universal, che ringrazio per avermi mandato due fantastiche novità per quanto riguarda questo mese. Inizio subito con Warcraft, il film di Duncan Jones ispirato appunto all'universo di World of Warcraft con Travis Fimmel. Questa è l'edizione Blu-ray, ma è uscita il 14 settembre, ma è anche uscita l'edizione Ultra HD credo il 28 settembre. Per quanto riguarda questa edizione Blu-ray, l'audio inglese è veramente fantastico, ottimo, e con la nuova tecnologia Dolby Atmos, quindi si sente veramente da paura, e praticamente come essere all'interno del cinema, quindi c'è una tridimensionalità del suono rispetto a quello che è Dolby 5.1 e 7.1. Per quanto riguarda invece l'audio italiano, appunto c'è un 5.1 della Dolby Surround, che comunque non è male, anzi io vi consiglio di guardare il film in inglese perché merita decisamente di più in inglese piuttosto che con il doppiaggio un po' infimo, come purtroppo accade con i titoli fantasy in italiano. Per quanto riguarda invece contenuti speciali, allora vi avviso subito che nell'edizione DVD sono molto meno rispetto a quella in Blu-ray. Nell'edizione Blu-ray ovviamente, oltre al commento del film, al making of, ci sono anche dei commenti molto interessanti per quanto riguarda tutta la storia di WoW, quindi di World of Warcraft, anche dal punto di vista dei fan, e ci portano a fare un viaggio all'interno del Madame Tussauds, il famosissimo museo delle cere, dove appunto sono stati ricreati quelli che sono i personaggi del film di World of Warcraft, dagli orchi fino agli umani. È veramente molto interessante. A livello di immagine il film è veramente ben fatto, personalmente è un film che io ho apprezzato tantissimo, mi è piaciuto veramente tanto, secondo me è un buon prodotto di intrattenimento, può piacere perfino ai fan, so che qualcuno ha storto di più il naso, in America non l'hanno presa benissimo, in Italia invece è piaciuto molto di più. Personalmente io l'ho amato e viva le orde, tutta la vita con l'orda. Passiamo avanti, credo di avervi detto praticamente tutto, e passo con quella che è un'altra novità di questo mese. Diciamo che il film è un po' vecchio, però questa edizione invece per i 30 anni dall'uscita di Labyrinth. Io sono molto contenta perché è un film che mi ha accompagnato fin da bambina, ho una cotta spassionata per Jareth che non finirà mai. Questa è l'edizione per i 30 anni, la quale è stata rimasterizzata totalmente, la potete trovare pure nella versione Ultra HD, la mia non è un Ultra HD, ed è molto bella, veramente molto molto bello il cofanetto che hanno fatto per questi 30 anni dall'uscita di Labyrinth, che è il cofanetto la Maze Edition, che ricrea quella che è una delle scene più famose appunto di Labyrinth, all'interno del labirinto, la scena della corsa sulle scale. La Maze Edition è veramente fighissima, è fatta per tutti i collezionisti, la mia è già nel carrello di Amazon, si poteva preordinare, adesso la trovate con un prezzo leggermente maggiorato, ma nulla insomma di trascendentale o di inaccessibile. Per quanto riguarda questa nuova edizione, vi dico subito che differisce da quella precedente, soprattutto per quanto riguarda i contenuti speciali. Come potete anche voi immaginare, i contenuti vertono per lo più a omaggiare Labyrinth, ma in particolar modo omaggiare ovviamente la figura scomparsa di David Bowie. Molto interessante è il Queer and Answer, e il Questions. Ok, qui Antonio la tagli. Molto interessante il Questions e Answers che è stato posto è stato creato per l'anniversario di Labyrinth, e ripercorre quella che è tutto insomma la fenomenologia, la simbologia, la storia di Labyrinth e anche quindi del suo regista. Secondo me questo è un DVD, un Blu-ray anzi, che non può assolutamente mancare per chi ha amato questo film, per chi ha adorato questo film e anche per tutti i collezionisti.
Passiamo avanti e sempre per quanto riguarda, chiudiamo con casa Universal con Bridget Jones. È uscito da qualche settimana nelle sale il terzo capitolo di Bridget Jones dopo 12 anni dall'uscita del primo film e proprio per questo motivo Universal decide di omaggiare l'eroina moderna per eccellenza Bridget con un cofanetto all'interno del quale è possibile trovare i primi due film, anche questi in versione rimasterizzata ultra HD. Per quanto riguarda i contenuti speciali non c'è niente insomma di nuovo, più che altro è questa versione da collezionismo molto carina, tutta in rosa, che appunto per chi ama questo personaggio non può assolutamente mancare all'interno delle nostre librerie. Ora cominciamo con Warner Bros. Con Warner Bros. Ci porta attraverso Amazon, un'edizione limitata di Amazon, il set box Blu-ray, l'edizione completa con tutti gli 8 film di Harry Potter. È un set box molto ben fatto, molto particolare, con questa scatola totalmente in cartone all'interno del quale potete trovare gli 8 DVD all'interno del classico cofanetto in plastica con i dischi. Insomma, molto carini invece sono quelli, sono i contenuti speciali, gli extra, i gadget. Parliamo di due artbook, uno che riguarda tutti gli stemmi che abbiamo incontrato all'interno del film, è molto molto bello, con la copertina viola che ricorda quelli che sono i nuovi libri della Rowling che fanno parte sempre dell'universo di Harry Potter. E l'altro artbook invece riguarda tutti quelli che sono gli artefatti di Harry Potter, quindi tutti quelli che sono gli oggettini che abbiamo incontrato con Harry negli 8 film, insomma, lungo tutte le sue avventure. In più ci sono le riproduzioni, le cartoline che omaggiano ovviamente gli scenari più belli, più magici che abbiamo incontrato all'interno del film. Per i collezionisti, per gli amanti di Harry Potter, sicuramente un acquisto che non può mancare, soprattutto in vista del nuovo arrivo che è Animali Fantastici, il nuovo film che uscirà prestissimo a novembre nelle nostre sale. E passiamo invece a Lucky Red. Iniziamo a parlare, siamo passati dai labirinti magici alle streghe, ai mondi fatati di Harry Potter, e invece iniziamo a parlare dei supereroi, ma in questo caso sono supereroi molto made in Italy, o come piace dire ormai a tutti quanti, made in Torbella. Ovviamente sto parlando di lo chiamavano Gigerobot. Esce finalmente nella sua versione home video, si può trovare sia in Blu-ray che in DVD. Un gran peccato che non abbiano fatto una steelbook. La mia copia personalmente non ce l'ho qui in questo momento, è da un'altra parte, mi dispiace non farvela vedere, però insomma è il semplicissimo astuccetto come questo, all'interno del quale posto il Blu-ray. Molto carini sono invece i contenuti speciali all'interno dei quali, oltre ai provini, al backstage, al making of, al commento del regista stesso, i provini sono veramente molto molto simpatici, anche quelle che sono gli errori e le papere. C'è anche il cortometraggio che era portato agli Oscar di Gabriele Manetti, che è Tiger Boy. Amazon aveva fatto un'edizione speciale, 250 copie numerate, autografate, che ovviamente sono andate a ruba nel giro di pochissimi secondi. Spero vivamente che Lucky Red faccia il prima possibile una steelbook, perché un titolo del genere meriterebbe veramente tanto una steelbook, quindi un'edizione esteticamente molto più curata e meno superficiale, soprattutto per quelli che sono i suoi contenuti, che sono molto ricchi. Purtroppo lascia un po' a desiderare per quanto riguarda l'audio è un po' bassino rispetto a tutti gli altri titoli che vi ho detto, che siamo sempre su una qualità che oscilla tra 5.1 e 7.1 anche in italiano. L'audio originale di Lo chiamavano Gigerobot è invece un misero 2.0, che insomma, se non si hanno dei grossi mezzi va bene, quando avete un bel impianto a casa, una bella televisione, è un vero peccato, perché insomma risente tantissimo della qualità un po' bassina.
continuiamo a parlare, anzi finiamo di parlare con i supereroi e ovviamente è immancabile il nostro Captain America Civil War. È uscita sia la Steelbook, l'ho trovata in versione Steelbook, l'ho trovata in versione Blu-ray, Blu-ray Ultra HD e Blu-ray 3D. In America, per il Regno Unito, è uscito un cofanetto all'interno del quale potete decidere da quale fazione stare. In Italia invece c'è la Steelbook, che appunto è divisa a metà, da una parte Team Cap e dall'altra parte Team Iron Man. Il film ovviamente è ricco di tutti i vari contenuti speciali che possiamo trovare all'interno di queste pellicole e non delude dal punto di vista dell'audio, ovviamente soprattutto in inglese, e della qualità dell'immagine, soprattutto se optate quindi per l'Ultra HD oppure per il 3D. La Steelbook, ovviamente all'interno della Steelbook sono presenti due dischi, sia il disco normale, quindi il Blu-ray classico, oppure il disco 3D. Le Steelbook, come ogni volta, come in ogni caso, non deludono mai, sono le classiche steelbook in latta, sono molto belle, fanno il suo effetto scenico, poi soprattutto con il tipo di grafica che hanno scelto di applicarci sopra. Io ho finito per questo mese, diciamo che ci troviamo di fronte a tante belle scelte, quindi se vogliamo toglierci qualche sfizio, questo è il momento giusto. Io vi rimando al prossimo Videodrome. Se questo video vi è piaciuto, pollicione in su, spammatelo al motore e viva l'home video! Ciao! Tagliala anche questa che mi sono dimenticata. Ora ricomincio. Brutto imbecille, ma è il momento per starnutire. Ma che ci posso fare? Sai com'è? Quando ti scappa, ti scappa. 42. N-E-R-D.